E benvenuti in Me Molto Altro, sono il Mene Arancione e oggi faremo il campus di Gryffindor in Two Point Campus. Devo dire che grazie a Lady K, un utente che mi ha scritto, mi ha dato un sacco di suggerimenti per fare meglio in questo gioco. Io lo apprezzo molto, grazie a Lady K. Cercherò di seguire tutti i tuoi suggerimenti. Non sarà facile per me perché ho il mio stile di gioco, ovviamente, però li ho ricevuti i tuoi suggerimenti e cercherò di metterli in pratica. Grazie ancora, Lady K. Ora andiamo a Gryffindor. Voi vedete che continua a riavvia, ma perché? Perché mi si sono cancellati due video. Ho dovuto buttare dentro al cestino perché non so che cosa era successo, era tutto in palla OBS. E quindi riavvia con Gryffindor. Andiamo. Vuoi davvero riavviare? Eh sì, la seconda volta che riavvia. La terza volta. Questo sarebbe il terzo video gameplay, ma sarebbe il primo per voi. Allora, intanto me levo da qua che voglio far vedere sto bello imbustello. Eccoli, va. Dico, col coso di football. Allora, intanto Harrison Ford. No, non è vero, non so se è lui. Turning one of your classmates magia. Now that's definitely magic. Shout out to the wizarding folk over at Spiffenmore College. They're not so different from you and me. Sicuramente non sono babbani. Allora, eccoci qui nel nostro campus. Allora, l'individuo prescelto che saresti tu, sarei io. Ti diamo benvenuto a Gryffindor, dove la profezia ha promesso agli studenti di magia un rettore in grado di donare loro tranquillità dopo un periodo di grandi disgrazie. Nefaria Moonchan, ma scoprì chi è questa, ex studentessa caduta in disgrazia che non riesce a superare la delusione per la bocciatura dell'esame di pozioni. Ha portato alla rovina le finanze del campus con maledizioni, invasioni e tormenti vari. Purtroppo non esiste un incantesimo per fare soldi. Bene! Voldemort gli spiccia casa a questa, scuola di magia, arti oscure, ammissione studenti. Allora, pur seguendo un pochettino i consigli di Lady K, sì. Intanto questo è Nefaria Munch, ok, ciao, tu devi essere il nuovo arrivo, l'individuo prescelto, giusto? Scommetto che lo dici ai tuoi arcinemici. Io sono Nefaria Munch, la spina nel tuo fianco, il mattone della tua asciugatrice, la responsabile di tutti i tuoi problemi a Gryffindor. Chi altro insegnerà ai suoi studenti che la vita è difficile, la scuola è stupida? Tu? Ah sì, certo. Ok, questo che vuole? I prestiti? Puoi alleviare i tuoi problemi finanziari chiedendo un prestito, ma fai attenzione, dovrai ripagarlo ogni mese fino ad estinguerlo. Naturalmente puoi ripagarlo tutto insieme in qualunque momento visitando la schermata di prestiti. Sblocca prestiti più grandi e migliori aumentando il livello di campus. Ok, facciamolo. E ho ottenuto 100.000 così. E mi servono per far arrivare gli studenti. Allora, stavo dicendo, io cercherò Lady K di seguire tutti i tuoi consigli. Speriamo bene che la vita mi assista. Allora, Lady K mi ha detto che devo aumentare un pochettino qua dentro le cose. Allora, io non ho capito qua perché hanno fatto il campus con quattro cose così e non mi ricordo affatto come si cancellano le stanze. Però poco male perché dobbiamo solo abbellirle in questo caso. Perciò cosa manca? Il coso per le mani, già lo vedo. Vabbè, intanto il tappeto glielo mettiamo. Almeno lo facciamo un po' a tutti, tutti uguali, perché tutti sono uguali a sto mondo. Nel senso, chi c'ha i soldi sta meglio dell'altri, però stiamo tutti uguali. Allora, a parte queste battute infelici, che gli se potremmo fare qua? Gli famo un bel coso qua? Un bel tappeto? No, gli facciamo. Prendiamo con i Kudush, come ha detto, come da suggerimento. Allora, aumenta attrattiva. Perché Lady K mi ha detto, guarda che puoi mettere nelle stanze qualcosa che migliori i loro studi. In questo caso, mi sembra che già ce l'ho. Allora, questo è l'intrattenimento, glielo mettiamo. E comunque loro si intrattengono con questo coso, a legge, non lo so. E lo mettiamo anche qui. Senza far troppi macelli, perché dopo gli devo mettere anche l'altra roba. E un dispensere per le mani. Glielo mettiamo o non glielo mettiamo stavolta? No, non glielo mettiamo, che ci importa?
Allora, vediamo il termosifone, credo di sì, però già esiste, già l'hanno messo, ok. Va bene. Allora, però qua il termosifone serve perché comunque ci andranno a passeggio qua, no? Ok, mettiamolo un pochetto qua, almeno non si lamentano. Caldo e freddo, dai, tiepido va bene. Allora, nella stanza invece qui, delle necessità della libreria, e qua cominciamo a mettere la roba pesante. Più 5 potere di apprendimento, appunto. Mettiamo uno così. Un altro così, che mi sembra poi uguale. Libreria spingitori, però non serve magari questa. Magari se me la chiedono poi. E con i Kudush cominciamo a comprare qualcosa di più importante. Libreria scuola di magia, ecco, questo servirà come il pane. Perciò leviamo questa. E il camino che fai? Non glielo metti? Gli mettiamo il camino invece di... Però 100 Kudush, non devo tanto spendere roba, eh. Pila di libri non mi fa nulla. Aumenta attrattiva. Questo non mi dà tanto. Allora, mettiamo dei tappeti o anche solo di questi qua, che aumenta un po' l'attrattiva, fa un po' più carino sto posto. La mandiamo a 10? La mandiamo a 10. Dietro al termosifone poi è un tocco di classe. Allora. Allora, dice gestisci i corsi. Allora, andiamo a gestisci i corsi, però non mi fa fare nulla. Cosa serve? Debiti opprimenti, hai chiesto un prestito? Ah, sarebbe un peccato se il campus crollasse sotto il peso dei tuoi debiti. Stammi a sentire, quando i miei nemici sono sciocchi, come te è facile essere cattivi. Allora, serve un auditorium, che però vedo che abbiamo già qui. E qua cominciamo a farlo come si deve. Come si deve. Allora, intanto le casse che aumentano l'apprendimento, mi sembra, che già l'avevo prese del 3%. E poi qualcos'altro, che così loro sono contenti. Allora, qualche quadro. Che si può fare qua? È tutto un quadro, l'attrattiva, perciò non è proprio indispensabile per loro. E... di indispensabile, già l'ho messo. La lavagna non serve a molto, però la mettiamo. Meno ho aumentato un po' anche il prestigio della stanza. Allora, il cestino serve. Dispensere per le mani te lo metto. Ed eccolo qua, abbiamo aumentato parecchio qua, eh. Mettiamo le finestre. Direi una qua e una qua. E siamo a 7 di prestigio. Non male, però si può fare di più. Un bel coso di rose. Attenzione poi però al discorso che di pagare quelli che puliscono, in poche parole. E la chitarina. La chitarina gli può servire qua. La mettiamo proprio al neon. Voglio arrivare almeno al livello 8. Voglio mettere queste cose tecnologiche che non gli servono però. Allora, al livello 9 va bene qui. Ok, però devo fare un altro auditorium. È la stanza delle pozioni e docente di arti oscure. Allora, l'auditorium io lo faccio proprio qua. Un bel auditorium come si deve. Appena entrano così grosso. Anche fino a qua, eh. Allora, sì, ci mettiamo un sacco di roba qua. Una bella porta qua appena entrano. Poi teleprompter. Glielo mettiamo qua. Una bella finestra che ci affaccia sul cortile. Un bel cestino, io direi qua, sull'uscita. Il dispensere per le mani. Il termosifone. Però ho visto che c'era il camino qua da prendere. O mi sbaglio? No, c'era l'altra stanza. Allora, il termosifone lo devo mettere per forza, perché sennò si congelano.
bel set di rose. Una piantina la mettiamo qua. E poi le casse che aiutano a farli studiare meglio. Magari qua esageriamo con le casse, almeno sono 3, 6, 3, 6, 9, 12% in più di apprendimento. E non è male, anzi le metto anche a quell'altro, visto che lo spazio ce l'ho. Così. E così, che non è mai male come cosa. Poi, che gli mettiamo qua? Per farla diventare più potente sta stanza. Allora, sempre. Allora, ok, la lavagna lì di dietro. No, questo l'abbiamo messo. La lavagna qua di dietro. Siamo a livello 6, dobbiamo aumentarlo. Questo è un poster. Un poster carino ci sta bene qua. E anche di questo. Livello 7 va bene. Però vorrei magari aumentare un po' l'attrattiva con queste finestrelle che gli danno un tocco di non so che. E poi che se inventiamo? Se devo inventare, da comprare qualcosa. Ah, questo è un altro termosifone più, un po' più caldo, ok. Aumenta dell'attrattiva. Vabbè, compriamo qualche cosuccia. Postere di incantesimo antico, che mi sembra buono come cosa, lo mettiamo qua almeno se vanno a leggere le cose. E ci mettiamo qua sti pipistrelli. Siamo arrivati al livello 8, dovrebbe andare bene così. Ma facciamone un bello studio così. Livello 8, ok. Le rose le mettiamo qua. Queste magari la sposto ora, la metto qua. Livello 8 io mi accontenterei così, poi vediamo in seguito. Alla stanza delle pozioni, dice, stanza delle pozioni, vediamo dov'è. Ah, già non abbiamo più soldi praticamente, eh. Attenzione. Vediamo di chiedere un altro prestito, non possiamo farlo. E le stanze delle pozioni non possiamo farle. Non abbiamo i soldi necessari. Allora, gestisci i corsi. E non abbiamo la stanza del. Mannaggia la miseria. Non abbiamo la stanza delle pozioni. Vediamo quanto ci vuole per la stanza delle pozioni, che non le vedo. Ah no, le possiamo fare. Diciamo le possiamo fare, ma fino a un certo punto, eh. Allora, innanzitutto non qua. Ma le facciamo qua. Ma dov'è la stanza delle pozioni? Qui. Andiamo a fare per forza qua. Non c'è altra via. Ma facciamo piccola questa volta. Poi vediamo dopo di farla meglio. Che mi serve solo per avviarla. Poi dopo comunque riusciremo a fare qualcosa. Perché è proprio il livello 1. Allora, gestisci i corsi. Allora. Scuola di magia l'abbiamo fatti. Arti oscure non l'abbiamo. Vabbè, prossimo anno. E andiamo. Docente di arti oscure serve, è vero? E questo di arti oscure? Sì. Cos'è? Severus Pi Emilia Gla Glassun? Ah, non possiamo farlo. Alcuni disastri sono naturali, altri soprannaturali. Dipende sempre da dove sei e che hai fatto, chi hai fatto arrabbiare. Ricorda, un campus non si vede dai suoi disastri, ma da come si reagisce. Dunque, ti ho appena mandato un'altra pioggia di meteore. Quando dal cielo pioverà fuoco, pensa a me. Spero ti dispiaccia. Grazie. Allora, non abbiamo il docente di arti oscure. Come facciamo a guadagnare i soldi? Devo venne qualche cosa. Sicura, parla. E che se venemo? Se venemo una libreria? Se devo vendere una libreria per più a questa? No, nemmeno questa possiamo prendere. Allora, vendiamo se tutte le librerie, vediamo di arrivare a 24.000. E poi ci vediamo come rimette, però. Intanto ce le devo mettere per forza la libreria.
Vendiamoci sta roba qua. Poi ce le rimettiamo. 12.000. Non posso. Mannaggia la miseria. Mi devo vendere tutti i libri. Tutta la libreria qua. Allora, vendiamo se qualcosa dentro a stanza. Che se vendiamo. Come stiamo degradati qua. Pure parecchio. Andiamo da prendere sto quadro che non ce lo farà mai prendere. Allora, abbiamo 19.000 e dove abbiamo gli altri soldi? Da qua? Capirai, 175.000, voglio te prendere soldi. Allora, levamo questa? Ecco, 25.000, praticamente. Abbiamo speso tutto. Allora, Emilia Glasson, 27.000, ma nemmeno, 27.000. Ma guardate, tocca venire a roba qua. Ok, 25.000 se vendiamo pure le rose. Quando arriva a 27.000. Se stiamo a venne tutto. Se vendiamo un letto. Oh, vedi? Allora, Emilia, tocca a te. Ok, vediamo come va a finire sta storia. Già è cominciata malissimo. We've got a barnstorming show for you today, but before we kicked Però io ora ho 23.000 da spenne. so can some sonic excellence. Vabbè, per il momento andiamo così. È che meteore, va. Is upside down. That's your book upside down. Quanto vedo quanto è difficile sto livello di sto gioco. Allora, gli studenti sono palesemente infelici. La vita nel campus può essere difficile, specialmente quando in giro c'è un mago malefico, ma a volte per risolvere alcuni problemi bastano un po' di empatia e la sedia giusta. Costruisci una stanza per il supporto agli studenti e assumi un assistente qualificato in sostegno scolastico. Supporto di studenti, lo psicologo, Lo psicologo di Hogwarts. Facciamo una bella stanza qua per supporto, non lo so. Allora, un bel tavolinetto al centro. Un bel termosifone carino carino qua che riscalda gli animi. Ok, una bella rosa qua. E una bella rosa qua. Le finestre sul cortile. Ok, un po' così. Allora, la libreria. Più 3 potere di sostegno, più 2% invece. Ok, questo qua, che così sono felicissimi loro, più o meno. Ne mettiamo 2 e siamo a 10.000, attenzione. Allora, il cestino serve come il pane, lo mettiamo qua. Aumenta attrattiva, però a me mi servono roba importante qua. Vediamo se c'è qualcosa. No, per aumentare l'attrattiva ci metto proprio questo. Proprio così. Anche se mo mi ha dato male. Mettiamolo là. E poi ce ne mettiamo un altro. Tanto per far simpatia. Ecco, guarda che bella cosa simpatica. Vabbè, livello 4. Diciamo che può andare bene, però mettiamoci qualcos'altro qua dentro. Livello 5, dai, potrebbe andare bene. E dobbiamo prendere, assumi un coso di sostegno. Allora, di sostegno dovrebbe essere uno di questo col cuore. Ne prendiamo uno da così. Ok, questo è da sostegno, eh. Questo ti risolve tutti i problemi.
Allora, vediamo cosa c'è estratto conto. Stiamo guadagnando i soldi un pochettino. Allora, sicuramente dobbiamo fare i bagni. I bagni e un sacco di altra roba, perché qua... Un sacco di altra roba tocca fa. Stanno tutti infelici qui, eh. Allora, queste stanno le bacchette, guarda un po'. Allora, quando arriva Voldemort, gli fate così, poi gli fate colà e lui sta fermo e gli dite via da noi. I maghi sono una categoria davvero lunatica, non che tu possa saperlo, solo che è così allettante essere cattivi quando hai poteri magici. E il mondo è, beh, lo sai. A volte i maghi devono essere malefici, alcuni più di altri, non ci si può far niente. Peccato, sarebbe problematico se qualcuno provocasse di continuo i tuoi studenti. Ops. Guarda questa, eh. Ci sono 8 progetti di ricerca disponibili, ai quali il nostro corpo docente potrebbe contribuire. La ricerca accademica ci aiuterà a migliorare, Allora, per fare una stella ci vuole livello campus 15 e ci arriveremo. Restituisci il tuo prestito e ci arriveremo. Livello medio di comfort termico 85%, perché è tutto freddo. E allora noi gli mettiamo la roba calda. Allora qui, lì mi sembra abbastanza buono come discorso. Qua vorrei ingrandire, perciò per il momento faccio così. E qua mo vediamo, lo mettiamo così e poi ci vediamo un attimo. Questa la ingrandiamo, sta stanza, perché questo serve come il pane sta aula. La ingrandiamo proprio così. Termosifone lo mettiamo qua dentro oppure lo facciamo qua. Allora, lasciamolo lì per il momento. E qui gli devo mettere la roba importante, perché più la stanza è, come ha detto Lady K giustamente, più la stanza è prestigiosa e più gli studenti sono contenti. Allora, mo cominciamo con il Kudush a comprare roba per farli diventare più bravi. Vediamo. Allora, questo niente. La felicità. Sto cercando per aumentare la cosa. Però la felicità serve. Allora, quindi... Tanto gli mettiamo queste cose per le mani. Un bel cestino qua. Poi una bella piantina qua. E una bella piantina verde qua. E già stiamo aumentando. Poi, cos'è sta roba? Aumenta tempo. Ah, le torce da muro. Non male. Anche la torcia di pietra. Tavolo magico, mettiamo il tavolo magico. Non è lo stesso, no. Allora, questo giriamolo e facciamo così, diciamo. Mettiamo questo. Ok, mettiamo tutti i tavoli qua, quelli che servono. Tavolo magico abbiamo fatto, poi. Libreria d'alchimia, ok. E gliela metto qua. Livello 4. Arazzo celeste. E lo mettiamo proprio qua. Che gli sia di ispirazione. Poi, libreria magica. Già l'abbiamo messa, però ne compriamo un'altra. Le pozioni di Piton, queste sono. Ne mettiamo 2. Poi, termosifone. Abbiamo visto che comunque... Ah, perché la dobbiamo mettere. Allora mettiamo le torce direttamente. Aumenta attrattiva. Ma sì, mettiamo le torce. Allora, una torcia qua. Una qua. E un'altra qua. Dovrebbe andare bene così. Poi, le pergamene qui. E sti quadri random qua.
il leggio, il tomo magico, lo mettiamo qua, che chi per volesse legge. Allora, i profitti mensili stanno andando abbastanza bene. Libreria dell'artista, e la mettiamo qua tutta la cosa, sperando che non prende fuoco. E libro degli incantesimi, e glielo mettiamo qua sotto la finestra, così guardano anche fuori. Livello 7 a me mi sembra abbastanza per ora. Allora, richiesto distributore Burp, ok. E io ti metto tutti i distributori che volete. Però prima di fare questo, li mettiamo, perché li mettiamo. Dovrebbero essere contenti. Però siccome tanto mi chiedono un sacco di roba, poi li mettiamo anche da magna qua. Tutti i distributori che vanno. Però ci vanno i secchi, perché sennò diventa un macello qua dentro. Allora, i secchi sono stati fatti, però ogni tanto mettete passede pure. Una bella panchina qua, una bella panchina là, vicino al termosifone, magari fate amicizia. Waiter, waiter! Oh, the service here is... Ok. You could go out. Allora, intrattenimento. Io il Pungible lo metterei, eh. Perciò te lo metto qui. Tanti miei studenti stanno prendendo tutte A. Mettiamolo anche qua, se gli può servire. Il termosifone qua c'è. Ah, queste torce però non è che fanno chissà quale grandi... questo grande calore, eh. Vediamo di metterle un po' meglio, magari. Ok. Allora. Ah, ci vuole il bagno. Hanno ragionissima. I mangiavite hanno invaso il campus. Sicurezza. Ah, non abbiamo la sicurezza, mannaggia. Allora. Allora, serve intanto uno di questi. Arthur Vomit. Questo è il padre dei Weasley. Tanto è della sicurezza. E non ce n'ho più della sicurezza. Però prendiamo questo. Cuthbert Pichard. E poi andiamo a acquistare anche questo qua. Poi gli assistenti, perché servono anche quelli per il discorso della libreria. E ora me devo ricordare. Fatto conto, ok. Tavolo sociale. Io te lo metto, cioè avete ragione. Il tavolo sociale serve e ve lo metto proprio qua. Uno e uno, due. Così siete sociali. Eppure qua io ve lo metto, eh. Magari uno... ma perché non due? Ok, ma tre, dai. Education is non-refundable. Però mi devo ricordare di fare i bagni. Allora, una cosa importante è qua, eliminiamo sta cosa. Allora, dobbiamo fare il bagno. Ma non solo. Allora, intanto il bagno io lo devo fare per forza. Vediamo se possiamo acquistare qualcosa. Questo cos'è? Poster sapone, aumenta attrattiva. Ok, intanto i bagni. 1, 2 e 3. E poi ne mettiamo un po' così random, almeno vanno al bagno. Lavandini, che non può non mai mancare dentro al bagno. Secchio della monnezza, lo mettiamo qua. Dispenser per mani, ecco una volta il terremoto. Piantina carina. Una qua e una là. Poi che se potevo... ah, questi qua.
La stanza però la voglio far meglio, perciò facciamo così. Livello 5 più che bene. Più che bene livello 5, il campus è livello 7, ottimo. Il debito lo stiamo ripagando. Un po' a fatica. Allora, servirebbe qua. Vediamo che possiamo fare. 17.000, niente. Le aree docce, la doccia per forza. Invasione di mangiavita. Ma cosa mai ti avranno fatto i miei seguaci? Oh, giusto, vero. La prossima volta trattali meglio, altrimenti ti farò una visitina. Ma anche no. Quindi li abbiamo sconfitti senza che me ne sono accorto. Magia potente. Ok, studenti del corso di scuola magia di livello 5, va bene. Ah sì, l'abbiamo messo in fuga, 10.000, buono, buono, buono. E... vediamo cosa costruire di più. Allora, le aree doccia, le aree doccia le dobbiamo fare qua. È un po' piccoline però, allora diciamo allora così. Pochetto così, sperando che c'entra, no? A farsi la doccia. Allora, lavandino. Ah, ci vuole pure, certo, per riscaldarsi. La piantina famosa e la rosa famosa. Poi, che se inventiamo qua? Un'altra finestra che non va bene. La mettiamo qua. La mettiamo qua. Livello 4, non male, eh? Non male, però si poteva fare di più. Più di questo. Intanto c'hanno la doccia, però se lavano. Poi, livello 6, scatola si costruisce la stanza dello staff. C'hai ragione, c'hai ragione. Devo fare la stanza dello staff, eh? Però purtroppo c'ho poco spazio. Perché qui i dormitori ci stanno, vanno pure che bene, però... probabilmente questa me la dovrei lasciare. Vuoto 10.000. Con edifici 20.000. Ce la rischiamo? Beh, l'abbiamo comprata intanto. Alla resoconto potrebbe andare anche bene. Aspettiamo che qua vadino in bagno. Richiesta cabina computer. Quando... ah, qui? La facciamo così. Perché me l'ha levata? Ok, almeno studiano un pochetto di più. Allora, livello campus ce l'abbiamo sempre a 7. Allora, la felicità però non abbiamo soldi praticamente. È tosto sto livello, non pensavo così, ma è tosto. Tanto qua stanno aumentando tutti di livello comunque. Biblioteca, apri centro carriera. Ah, ok, i kudos. Prendiamo tutti i kudos che possiamo aver ricevuto. E lo dobbiamo fare, però non ho i soldi poi per mettere, mannaggia, mannaggia. Perché i kudos, ok, però non posso... profitti, vedete, stanno a diminuire. Posiziona oggetto e panchina del parco. Te la metto la panchina del parco, però. Non è mica facile, eh. Ok, qua magari che c'è sto calore potrebbe andare bene. Allora, allora, allora. Livello campus è 7. Perché sicuramente dobbiamo qui far qualcos'altro, ma con 12.000 la vedo proprio male. Dobbiamo guadagnare di più, è in pausa, non ha un posto dove rilassarsi, e c'hai ragione.
C'avete ragione, c'avete. Dobbiamo fare una stanza dello staff. E la facciamo qua, appena entrati. Per ora sarà piccolina, però diciamo che poi dopo migliorerà. Mettiamo tutti i comfort del caso. Mettiamo tutte belle finestre, queste aumentano di un botto le cose. Qua mettiamo una finestrella piccola, non ci va. Un bel tavolino. Dispenser per le mani. Questo, e poi ci vanno i videogiochi qua, che se no non se ne esce. E non ho più soldi, mannaggia. Per ora facciamola così, una piccola stanzina, poi la faremo meglio. Richiesto panca dell'amore, ho capito, ma voi pensate all'amore. Mettiamola qua. Il lotto è aumentato di valore. Qua però bisogna fargli le cose per riscaldarsi. E per farlo... Dov'è quel coso che ho visto che si riscaldavano? Braciere. Il braciere. Braciere. Non c'è il braciere qua fuori? How are you? I must remember to boil another batch and take them to my next book club meeting. Yes, I've been in a book club since I was a boy, and this is my fifth attempt at the Salty Minstrel. Nemmeno posso copiarlo questo. I really do struggle with the old language. In fact, I think the only words that are the same are salty and... Vabbè, mettiamolo qua. You think it was enough, but it's not. Allora, È tosto sto livello. Perché non ho soldi di ritorno. Costruisci stanza organizzazione studentesca. È più facile a dirlo che a farlo, Magia buona. Vediamo. Allora, organizzazione studentesca. Devo fare una bella stanza. Almeno 5x5. E non me posso permettere. Forse adesso sì. No, ci vuole 20.000 per farlo. Annullare la stanza è per forza. Non la posso costruire la stanza. Magari forse adesso sì, me la fa fare. No, manco per niente. E non posso farla. Posso farla? Assolutamente no. E niente, se magari risolverò, non lo so questo, Potrei ottenere il prestito più grande. Però intanto analizziamo i premi, vediamo che cosa è successo. Proseguono gli studi 20, risultati medi esami 75. Non male, però non male. Malissimo, assolutamente. Stanza degli incantesimi. Mi chiedevo quanto ci avresti messo a capirlo. Non riesco a credere che tu abbia dimenticato gli incantesimi. Ti definisci un adeguatore? Pensavi che i loro duelli sarebbero stati un problema per me? No, sarà più facile averli dalla mia parte. Te pare, mo pure la stanza degli incantesimi. Allora, io direi che questo gameplay è nefasto. Lady K, io non ho seguito nulla di quello che mi hai detto. Infatti si vedono i risultati bruttissimi. Mi ci dovrò applicare perché sono stato un po' destabilizzato dal fatto che non avevo i soldi in partenza. E quindi un po' mi sono rimasto così. Se vi è piaciuto questo video gameplay mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina. Almeno Arancione cercherà di fare meglio la prossima volta nel prossimo video gameplay. Ciao! Vediamo un do star tasto per la transizione, eccolo.